oltre 70.000 visitatori registrati fanno di Giobbe Orienta 2019 una delle edizioni più di successo nella sua storia quasi trentennale, come confermato dall'assessore Regione Veneto Elena Donazzan. Grande soddisfazione per i numeri, perché numeri come questi, insomma, danno l'idea che ci sia grandissima attenzione, peraltro proveniente appunto da tutta Italia. L'anno prossimo sarà la 30ª edizione, 30 anni, insomma, uno diventa anche maturo. Abbiamo in mente grandi cose per rinnovare il formato, perché Job deve restare il punto di riferimento per l'istruzione, la formazione, il lavoro, l'orientamento per le politiche italiane, e noi su questo noi crediamo molto. Con un bilancio di 500 realtà presenti nella rassegna espositiva, 200 appuntamenti culturali in calendario e 300 relatori coinvolti, chiude oggi la 29ª edizione del Salone Nazionale dell'Orientamento, la Scuola, la Formazione e il Lavoro, promosso da Verona Fiere e Regione del Veneto, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Mai come in questi tre giorni si è ripetuta questa parola, alternanza, alternanza, alternanza. L'alternanza scuola-lavoro, direi, rinasce a Verona, che ne dicano coloro che pensano che sia stata abrogata. Le scuole la fanno ancora, la fanno bene e sono felici di alternare momenti di studio, momenti di formazione sul lavoro. Excelsior ci ha fatto un bel regalo, una serie di dati interessantissimi sui green job, e la sostenibilità è diventata anche, come dire, la caratteristica di tante nuove professioni e di tante proposte formative. Quindi alternanza, innovazione e sostenibilità, le tre parole chiave di questa 29ª edizione di Job Orienta.